Entro il 31 agosto i comuni del Vallo di Diano saranno chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla costituzione del subambito distrettuale per la gestione dei rifiuti. Dall'EDA è infatti arrivata una nota a tutti i comuni valdianesi in cui si invitano le amministrazioni ad adottare apposita delibera di giunta sulla volontà di costituire il subambito per la gestione comprensoriale dei rifiuti con l'approssimarsi della scadenza del 30 settembre entro cui dovrà essere approvato lo schema di convenzione con l'EDA. Un tema affrontato al Consiglio generale della comunità montana su relazione dell'assessore Antonio Pagliarulo, anche in qualità di esperto. Tema particolarmente caldo, ma anche ostico, che ha portato nel corso dell'incontro anche ad aprire una seria riflessione sull'effettiva costituzione del subambito. Per l'incertezza sul metodo di gestione, ma soprattutto sulla questione relativa poi alla definizione delle tariffe, con i comuni che vorrebbero mantenere l'autonomia per evitare di farsi carico di costi che dovrebbero gravare solo su alcuni comuni. E ritenendo opportuno garantire tariffe basse per gli enti virtuosi, da considerare poi l'assenza di impianti dato che influisce sul costo effettivo dello smaltimento dei rifiuti stessi. In caso di costituzione del SAD, ecodiano, secondo quanto emerge, sarà necessario individuare un comune capofila che al momento non vede candidati. Esclusa l'ipotesi della comunità montana, cui, secondo quanto dichiarato dal dottor Bruno Dinesta, direttore generale dell'EDA, sarà possibile solo demandare alcune funzioni, fermo restando che la responsabilità dovrebbe comunque permanere a carico del comune capofila. I sindaci insomma vogliono vederci chiaro prima di procedere ad un atto deliberativo sulla materia, sia per comprendere il grado di autonomia degli stessi, ma anche per capire in che modo si dovrà procedere. Nel corso dell'incontro di lunedì sera l'assessore Pagliarulo ha illustrato a grandi linee il progetto di affidamento, evidenziando, tra le altre cose, come la gestione del servizio potrebbe vedere in campo anche una società mista pubblico privato. Anche in questo caso però l'argomento meriterebbe un'attenta riflessione finalizzata ad evitare futuri problemi di difficile risoluzione. Una serie di chiarimenti e di valutazioni che hanno frenato il raggiungimento di una decisione in merito, tutto rimandato a dopo Ferragosto, quando si terrà un incontro con il direttore di Nesta per chiarire alcuni punti. All'incontro parteciperà una delegazione di rappresentanti del territorio che si occuperà di raccogliere opportune risposte ai quesiti posti dai sindaci in sede di Consiglio generale. Laddove si decida di non procedere alla costituzione del SAD, la gestione della materia rifiuti sarà di competenza dell'EDA Salerno.